Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi, reaction insolita, perché sarò nel nostro albergo di famiglia, qui in Valle d'Aosta, allo Chalet Saint Barthélemy. Oggi reaction del bar. Bar reaction, perché bisogna lavorare, quindi oggi reaction diversa, meno statica, più movimentata, col telefono in mano. Spero che l'apprezzate lo stesso, perché ripeto, oggi è nata così e più di questo non potremo fare. Poi mi raccomando, prima di iniziare con il video, lasciate un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina per non perdervi nessun video dei nuovi video caricati sul canale. Detto questo, vi lascio la reaction di Juventus Salernitana di Coppa Italia. Speriamo in bene ragazzi, mi raccomando, io ho gli incubi ancora della partita della scorsa stagione, anche perché la figura dei polli l'hanno già fatta il Napoli e l'Inter. Noi siamo come Milan ieri, va? Ragazzi, 1-0 Salernitana dopo un minuto. 1-0 Salernitana dopo un minuto. Spinta su Gatti? Non c'è assolutamente nulla, nulla su Gatti. Nulla. Gatti che sbaglia tutto. 1-0 per la Salernitana, incredibile. Comunque ragazzi, sta Salernitana in casa è un incubo, è un incubo. Cioè io avevo ancora gli incubi dell'anno scorso e con 2-2 di nuovo. Vai! Miretti! 1-1! Vai! Mirettone! 1-1! 1-1! E andiamo! Dai Miretti, bella, bella stazione, bella, bravo anche Cambiaso. Vai Rabiot, vai Duca. Il Duca vicino al gol. Il cavallone pazzo. Calcio di rigore. Netto. Sambia va a ballare la samba. Ha steso Gatti. Netto. Sambia. Vai a zappà. Rivediamolo. Netto. Netto come la casa proprio. Falciato proprio. Manco la falciatrice. È dentro? È dentro l'area? No, no, è la gamba, è lì. VAR. Cioè, loro controllino lo fanno, ovvio. Il controllino nel VAR bisogna farlo. Andare a vedere. Vediamo. Col calmo. Si calmi e guardiamo. Si calmi. VAR. Non è rigore. Oh, ma ti rendi conto che in un nanosecondo hanno preso una decisione? Guarda, hanno preso una decisione. No, ma io non ci posso credere, sta qua. Cioè, in 20 secondi. La gamba è lì. No, vabbè, ma questo è scandaloso. Cioè, in 20 secondi hanno preso questa decisione così. Fuori. Quando è. Ma dai, ma che vergogna, che vergogna. Siete vergognosi. Che vergogna. Io dico, ma fosse stato di un metro fuori, c'è netto. Ci sta, dice errore. Ma guardala meglio. È la uscita di Cambiaso, Fede. Se per caso lo fa così, chicco. Mamma mia. Martina la franchina. Allora, ma oddio, non è tempo. Pensavo meno distante. Vai. Vai! Andrea Cambiaso! Aleandro Cambiaso! H. Cancelo! Vai! Rimontata, 2-1. Che giocatore Aleandro Cambiaso! Che giocatore! Fenomenale! Oggi partita, mamma mia, punto di vista tecnico. Chapeau, Cancelo, spostati. Cancelo, spostati. Papà, un commentino su Cambiaso, che partita sta facendo. Fenomenale. Miglior esterno della Serie A. In questo momento sì. Detto tutto. Miglior esterno della Serie A. Tutta la vita. Vediamo il gol. Bello comunque, eh. Al volo, ad incrociare. Non era per niente facile. Ma a me... Sì, sì. Quasi, Quasi Cristiano. Quasi Cristiano Ronaldo. È il nuovo Cristiano Ronaldo italiano. Esterno però. Esterno. Con un po' meno gol. Un po' meno gol, ma più assist, possiamo dire. Sì, ci sta. Bravi. Dai ragazzi, rimontata in 35 minuti. Fine primo tempo. Bene. Benissimo il primo tempo. Devo dire, mi è piaciuto davvero tanto. Tanto propositivo, tanto aggressivo. Bellissimo il primo tempo di Chiesa. E bellissimo anche il primo tempo di Cambiaso. Continuiamo su quest'onda. Chiudiamola 3-1, 4-1, perché abbiamo avuto la possibilità di farne almeno altri due. Uno con Miretti e un altro adesso non mi ricordo con chi. Ma persistere ragazzi, persistere, perché oggi mi sta davvero piacendo. Tartarughina Rugani 3-1. Tartarughina, miglior difensore di Acerbi. Tartarughina mia, bella, meglio lui bella, di Acerbi, bella. L'ho detto,
l'ho detto. Sto scherzando. Però Rugani, portate rispetto. Portategli rispetto a Rugani. 3-1. Massacrati. Ragazzi, Rabiot inciampato da solo. Speriamo non si sia fatto niente, perché sennò sarebbe proprio un infortunio da non pollo. Di più. Cioè, da solo va sulla linea, si inciampa, si fa male. Un po' di ghiaccio, come la bidella. Alle superiori, alle elementari, mettere il ghiaccio. Sì, ma che ghiaccio? Ghiaccio santo, l'acqua santa. Metti un po' di ghiaccio che passa. Il Dezze! E la testa! È dentro ancora lui! Grande! Ancora il gioiellino turco del 2005. Il turco, ha segnato, ancora. 2005. Il Dezze. Titolare, lo dico io. Diventa il titolare. Vai, fai la reaction. Non far vedere cosa c'è dietro le quinte. Non far vedere quello che ti mangi. Sto a mangiarti il tiramisù. Non far vedere. Non lo dirà nessuno. Ragazzi, venite qua da noi e mangerete un tiramisù spettacolare. Vabbè, ci sta. Lui fa la reaction, nel frattempo però mangia il tiramisù, fa finta di niente, disinvolto. Maiale. Mamma mia, che gol ha fatto! Mamma mia, che fenomeno! Che fenomeno! Che fenomeno, il mio amico! Mamma mia, Kenan! Kenan! Che fenomeno! Ragazzi miei, che giocatore del 2005! Che giocatore! Prima non gliel'hanno dato, questo gliel'hanno dato però, Questo però è tutto suo! Mamma mia! E guarda quella che fa, giustamente! Mamma mia, anche quello l'ha detto. Mamma mia, vero? Assomigliava a Gabrielazzi quello là. Mamma mia, ragazzi miei, che giocatore. Questo qua è un predestinato. Questo qua, a giugno venduto. Venduto 18 milioni più bonus, secondo me. 18 milioni più bonus, sì, vedrai. La dirigenza lo vende. Piuttosto gli metto io 500 euro di acconto, ma tenetemelo, cioè, gli metto 500 euro da parte. Non vendetelo, perché sennò parto a piedi e vi disintegro la continassa. Mamma mia, l'ha fatto brutto Timothy. Mamma mia, l'ha fatto brutto. Io quando giocavo a calcetto, ragazzi. Mamma mia, l'ha fatto brutto Timothy. Io quando giocavo a calcetto, sotto la traversa. Un missile serra-aria, terra-aria. L'unica partita che non vado a vedere in casa, 6 gol. Incredibile. Sembra fatto apposta. Sì, 7 gol con quella Salernitana. 6 gol noi. Ragazzi, vi prego, pagatemi una colletta. 100 euro a testa, vi giuro, non vado più a vederne neanche una se questi sono i risultati. Datemi 100 euro a testa, non vado a vederne neanche una. Se facciamo 6 gol ogni volta che non vado, no, datemi i soldi, sto a casa. Volentieri, me ne guardo tutti da casa, ragazzi. Vinciamo Coppa Italia, Champions League, no, quello è impossibile. Serie A, tutto. Vinciamo tutte. Dico anche solo una cosa, qualche gol tenerselo per Salerno. Perché non c'è solo la Coppa Italia, va benissimo 6-1. Tra qualche giorno è finita, abbiamo vinto 6-1. Ma tra qualche giorno bisogna andare a fare. Ma domenica, ragazzi, 2 gol almeno bisogna farli. Ma anche 3, la metà di quelle di oggi, no, dai. No, bastano 2, dai. Ragazzi, finisce 6-1. Mi sembra quasi vero. Da quanto tempo era che non vedevamo la partita con 6 gol? La Coppa Davis, ho visto la Coppa Davis e da allora. Dal Paleolitico, c'erano ancora i dinosauri l'ultima volta che abbiamo vinto 6-1, ragazzi. Sì, partita bellissima, giocato da Dio anche nel primo tempo, anche dopo il gol abbiamo attaccato, aggressivi. Secondo tempo anche dopo il 3-1, 2-1, non abbiamo mai smesso di attaccare. Questa è la che voglio sempre vedere, come detto giustamente a Pa. Però speriamo che i gol non ce li siamo giocati tutti oggi, sì, dai, perché cioè, la partita più importante, la partita più importante è quella poi di campionato a Salerno, certo, appunto tra qualche giorno. Andare lì 3 punti da vinta. Non pensiamo che mo' abbiamo battuto 6-1, allora Salerno sarà una partita facile. No, perché ogni partita a sé, anche se le partite contro queste squadre potrebbero essere sulla carta un po' più semplice, bisogna sempre essere concentrati e entrare con la stessa mentalità di oggi. Esatto. Se senti con la mentalità di oggi, esatto. 3-0, 2-0, la vinci. Concentrazione, ci vediamo con la reaction di nuovo di Salernitana Juve. Non Juve Salernitana, Salernitana Juve. Ciao ragazzi. Vi vogliamo tutti. Ciao Juve.